Va alla Kabari 2003 il primo spareggio per uno dei due posti che valgono l'accesso ai playoff per la Serie A. La squadra del capoluogo pugliese, seppure con gli uomini contati, riesce a superare al Maria Pia i Boys Taranto 37-40 il risultato finale, che non perdevano su questo parquet da oltre un anno, e aggancia in vetta Reggio Calabria, unica squadra rimasta a punteggio pieno e da cui ha perso però il confronto diretto casalingo. La partita disputata sabato sera non è stata interpretata al meglio dalla Tagliata e compagni, incappati nella classica serata storta anche a causa della completa assenza di allenamenti nell'ultimo mese, a causa di una sosta troppo lunga e del maltempo dei giorni scorsi che ha impedito ai giocatori di trovarsi tutti nella sede degli allenamenti alla Giovanni XXIII di Palagiano. Ci ha messo del suo anche la squadra allenata da Gieri, che ha impostato la partita sulla solidità difensiva, impedendo ai padroni di casa di costruire tiri facili da fuori. Ne è uscita così fuori una gara poco bella, ricca di errori da ambo le parti, come dimostra il basso punteggio finale, così come i parziali del primo ed ultimo quarto. Abbiamo ascoltato il coach della Boys Taranto, Egidio Lingesso. Ovviamente i pochi allenamenti che abbiamo fatto in questo periodo si è sentito molto in campo. Poi c'era una grande concentrazione, abbiamo perso parecchi palloni ai limiti dei 24 secondi, cosa che proviamo sempre, ritroviamo in allenamento. E proprio questo, perché quando non c'è l'allenamento addosso influisce molto questi errori. Quando si andrà a Bari, anzi pensando anche alle altre partite, che giocheremo partita per partita, però adesso con i Bari loro sono in vantaggio nel confronto diretto, poi al ritorno ce la vedremo.